Buongiorno cantanti, benvenuti al primo capitolo della nostra sessione sul ritmo. Ho deciso, in accordo con un vecchio amico e maestro, Corrado Dado Sezzi, di proporvi una serie di esercizi ritmici che permettano ai cantanti di diventare, di avere un pochino più di dimestichezza con il ritmo per poter rendere più interessanti le proprie improvvisazioni e le proprie esecuzioni. Quindi inizierò a presentarvi una serie di esercizi, dal più semplice al più complesso, senza andare oltre un certo limite, perché poi ovviamente è sempre importante avere a disposizione, vicino a sé, un insegnante che ascolti le nostre performance per poterle valutare e per poterci far migliorare davvero, per poter comunque fare un'introduzione al ritmo e dare delle competenze. Naturalmente, prima di iniziare, vi prego di non dimenticarvi di mettere un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale per sostenere il mio progetto. Grazie! Tratteremo inizialmente i tempi pari e la prima cosa su cui ci concentreremo saranno le note da un quarto e la figurazione di due ottavi, la figurazione ritmica di due ottavi, la duina. Nel momento in cui noi abbiamo nota da quarto e una duina da ottavi, avremo questo tipo di suono. Ta, il quarto, ta, ca, la duina, i due ottavi. Allora noi avremo, come potete vedere nell'immagine, ta, ta, ca, ta, ta, ca, ta, ta, ca, ta, ta, ca. Ok. Questo ta, ta, ca, ta, ta, ca, ta è molto interessante, noi lo possiamo anche ribaltare, quindi iniziare con i due ottavi e invece mettere la nota da quarto, quindi la più lunga, in un secondo momento. Quindi faremo ta, ca, ta, ta, ca, ta, ta, ca, ta, ta, ca, ta. Bene, se noi volessimo sostituire al ta, ta, ca, ta o al ta, ca, ta, ta, ca, ta, delle altre sillabe, potremmo farlo. Iniziamo con, per esempio, ba dun 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 ba. E questo è quarto, due ottavi, quarto, due ottavi, ancora. Ba dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba. Provate. Bene. Ora possiamo invertire e fare dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba. Allora, attenzione, perché il dun che sto eseguendo è una sorta di nasalizzazione, quindi è un suono che aiuta nella velocità quando parliamo di scherzo. Quindi si potrebbe appunto pensare a un un dn, viene normalmente scritto come dn quando si legge lo scherzo. Quindi avremo dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba dun ba. Provate. Molto bene, adesso proviamo a modificare. Bom shara bom shara bom shara bom shara bom shara bom shara bom. Voi. Bene, adesso facciamo il contrario. Shara bom shara bom shara bom shara bom shara bom shara bom shara bom. Molto bene. Ovviamente, se noi volessimo a questo punto inserire un qualche cosa di melodico per rendere più interessante la cosa, potremmo fare da du bu 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 da. Provate. Oppure dubuda 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 dubuda. Questo è quello invertito, giusto? Dubuda 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 dubuda. Provate. Molto bene. Per oggi abbiamo trattato semplicemente questo pattern ritmico molto semplice, ma è giusto un'introduzione al ritmo. Vedrete che ne analizzeremo di molto interessanti: terzine, sincope, tutto quello che ci può dare gli anticipi, i ritardi,
tutto quello che ci può dare spunto per una bella improvvisazione e per tante idee personali nelle nostre esecuzioni. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto alla prossima puntata. Buon canto a tutti, ciao!